esiste un'arte virtuale oggi in relazione alla realtà virtuale? Ma esiste la realtà virtuale che è conseguenza dello sviluppo della telematica. È una contraddizione parlare di arte virtuale, perché l'arte invece non è fatto di virtualità, ma di un risultato frutto di un processo di formalizzazione e quindi di un approdo reale. La realtà virtuale, a mio avviso, è proprio invece una sorta di protesi, di dilatazione di un sogno orientale assunto dalla tecnologia occidentale. Mi sembra che in effetti sia una dilatazione in uno spazio che finge in qualche modo profondità e che introduce ulteriori dimensioni per l'uomo di sospensione dalla realtà. D'altra parte, i due termini sono antagonisti tra loro, realtà e virtualità, così come sono antagonisti tra loro arte e virtualità, in quanto, si sa, esiste la durezza della vita e l'autonomia dell'arte, dunque in qualche modo dimensioni severamente abitate da un'identità precisa e complessa, che non possono essere paradossalmente sfondate nella loro identità, possono essere assediate, descritte, sorvolate da un sistema riproduttivo legato alla telematica. Sospensione, lei ha parlato di sospensione, non di riproduzione. Certamente. Non è riproducibile in realtà, neanche ipotizzando tra 100 anni, tra un periodo molto. Come no? Stanno facendo anche degli esperimenti in America, costosissimi, per cui si potrà arrivare al paradosso di poter costruire un film tra alcuni centinaia di anni in cui possono recitare insieme grandi attori del passato e del presente, innestandoli in una trama in cui il regista può disporre i personaggi in sequenze a suo piacere. Ma in questo caso sono semplicemente divenuti essi segni di un linguaggio memorizzato che viene messa a disposizione su una tastiera del regista come se fosse un grande pianista. Quindi anche due artisti che riproducessero è sempre un sistema, un'opera, non sarebbero comunque artefici di un'opera autentica? No, sono artefici di un'opera. Direi che la telematica ha eliminato ormai il problema dell'autenticità. Non c'è più peccato originale. Adesso le faccio un'altra domanda invece sui concetti che esprimeva prima, sulla sua teoria dei sistemi. Sì, la teoria dei sistemi è quella teoria per cui oggi siamo, direi anche proprio in maniera struggente, portati a chiederci in termini interrogativi su quale deve essere l'identità dell'arte. Il sistema politico, quella della cultura e della pubblicità assediano e creano difficoltà al ruolo dell'arte, ma non la eliminano. Il sistema della politica, che ormai nasce da una interdipendenza planetaria legata ai collegamenti telematici, che è anche in qualche modo artefice di collegamenti che producono tensioni e scontri tra nord e sud, tra i paesi sovrasviluppati e quelli sottosviluppati. Un gap che viene da una parte in qualche modo sostenuto in Occidente dallo sviluppo tecnologico e in Oriente, diciamo così, dall'integralismo religioso. Il sistema della cultura è quel sistema per cui, partendo da questo gap, quell'aiuto che il Nord ha chiesto al Sud all'inizio del secolo attraverso le avanguardie storiche, la ripresa dei linguaggi primitivi, oggi viene riconvertito come un'assunzione da parte del Sud dei modelli e cultura del Nord, però con un rischio di una caduta a gadget culturale, a riproduzione e perdita della possibilità del nuovo. In Occidente? E in Occidente, con la estetizzazione reale perpetrata dalla telematica, oggi l'arte inverte, a mio avviso, il trend metafisico del regime di Duchamp e gioca su una sorta di normalizzazione dell'intensità dell'arte per pareggiarsi in un rapporto
con la vita, in modo che esistente e diciamo così, ed elaborato linguistico possano convivere. Il terzo è appunto il sistema pubblicitario, in cui in effetti c'è stata un'adozione massiccia delle tecniche compositive e dei linguaggi della mentalità dell'arte del XX secolo, per cui appunto c'è stata come un'applicazione di ciò che le avanguardie promettevano in una realizzazione patinata attraverso la pubblicità, e quindi in questa sorta di sistema assediato ecco che l'arte drammaticamente può ritrovare il suo ruolo, ma deve riflettere su questa complessità. Un'ultima cosa, l'uso eccessivo forse della corporeità nell'arte, perlomeno in alcuni settori, cosa rappresenta? Cosa significa oggi? No, significa proprio il tentativo di riconquistare all'arte quella profondità che la realtà virtuale può solo fingere di concedere, ma che non può assolutamente realizzare. La ringrazio molto.